Lui conosce tutti. Ma chi? Lui è pieno di pila. Ma quando? Lui c'ha le Ferrari. Ma che cosa? Ma quando? Lui c'ha le barche e le ville. Ma va! Lui è amico dei più potenti. Ma figurati! Lui sa sempre tutto di tutti. Ma parlami! Lui è... il cazzaro. Brutto amore! Cosa? Ti vuoi rifare le tette? Cosa? Vuoi diventare come quella che ha fatto il Grande Fratello? Ma va! Non so se te l'ho mai detto, ma io e Cristina del Basso abbiamo avuto una storia. Ma sai che è tanto che non la sento? Cioè che la chiamo, va. Un po' tutti, eh. Pronto? Cristina? Sì? Sì, ciao, sono Luca Alba. Come stai? Tutto bene? Sì? Luca Alba. Acciaierie, tartufi, PlayStation, Adidas, sì. Apple. Ti ricordi? Sì? Luca Alba. Chi è? Come chi è? Ci siamo conosciuti un po' di tempo fa. Luca Alba. Dei tartufi? Non ricordo. Dimmi. Allora, io sto organizzando, e te ne avevo già parlato ai tempi, un evento spirituale. Ma ai tempi quanti anni fa? Un po'. Abbiamo parlato anche, non so, ma tu eri mai stata in Sardegna, Ottocervo, così, dove ci si trovava un po' tutti? Sì, beh, sono stata, però, sai. No, sulla parte di Portocervo, soprattutto Cala di Volpe, io ho una barca lì, diciamo che lì viene fatta la festa più bella che c'è ad agosto, vabbè, il Constellation, la barca, non ti viene in mente niente. Beh, direi, allora, sì, sì. È anche presuntuoso pensare che io possa ricordarmi. Ci siamo beccati anche all'aeroporto. Raccontami la situazione quando ci siamo conosciuti, perché non mi ricordo. Te la spiego subito. Noi ci siamo visti la prima volta, adesso l'anno mi viene difficile. Ci siamo conosciuti all'aeroporto. Eravamo io e Daniele Interrante. Noi stavamo andando appunto all'evento, che lui veniva con me. Ci eravamo presentati lì. Sì, no, stavo cercando anche di capire se, cioè, nel senso. Normalmente o ti chiamano per gli eventi o persone che fingono di conoscerti, in realtà non conosci. Normalmente ti sta facendo qualche scherzo telefonico o qualche altro. No. Ma Cristina, ti sembro forse una persona che fa questi scherzi? Sono mica un cazzaro io, eh? Non ho mica tempo da perdere. Sì, certo. Te lo spiego magari un secondo. Noi facciamo questi corsi di autostima e ci sono tutte queste cose, tipo, faccio un esempio, camminare sui tartufi ardenti. Uno scherzo. Ma perché? Mi stai continuando a dire che è uno scherzo? Non posso fare di tartufi ardenti. Ma l'azienda è tartufi. No. Vabbè, dai, senti, facciamo così. Se tu mi lasci un recapito, ti faccio contattare. Va bene, va benissimo, allora ti lascio il mio. 335 71 16 49 16 42 19 la Madonna 19 222 quanto è lungo 1000 27 4. Va bene. Va bene? Okay. A presto, Cristina, grazie. Prego. Ciao. Cazzo, è lungo. Pronto, amore? Tutto a posto. Si è ricordata subito. Subito. Non hai idea delle feste che mi ha fatto. Non ci crederai, ma quando l'ho lasciata per mettermi insieme a Cindy Crawford, lei si è tatuata la mia faccia lì. Sì, sì, proprio lì. Comunque ti saluta e non vede l'ora di conoscerti. E tu preparati e mi raccomando, non farmi far figure, che io non sono mica un pagliaccio. Cazzaro. Come ha fatto a non capire col numero così? Vabbè, non è che pretendevo tanto, ma già uno che ti chiama e dice ti ricordi me, acciaierie e tartufi fin lì, PlayStation, Adidas. Ma cosa? Stiamo parlando di una specie protetta, ragazzi. Quelli del Grande Fratello, sì, ragazzi. Sì, dovrebbero pascolare in Trentino. Mamma mia, quanti mostri che ha costruito la televisione negli ultimi 10 anni, porca troia. Pensa a te, gente più famosa di noi. Quello poco ma sicuro, non è che ci voglia molto. Ma non parliamo di robe tristi, ragazzi, parliamo di cose belle, perché noi torniamo domani dalle 2 alle 4 grazie a Pippo Palmieri e DJ Spine. Ciao Marco, ciao Paolo. Grazie al mago Wender, Fabio Alisei, Luca Alba. Ciao, amici. Allora, Alessandro Catuffo, grazie Alessandro Catuffo. Arthur Mard.
Edgar. Grazie ovviamente Alan Caligiuri, Marco Dona. Domani c'è il maestro, ragazzi, cambia cambia tutto, cambia tutto, signori, cambia tutto. Grazie a Paolo Nois. Grazie a Marco Mazzena. Grazie ovviamente alla cumpa di Viaturati e alla grande famiglia sulla pagina di Facebook. Ci risentiamo domani. Ciao ragazzi. Grazie. Renzo però. Renzo Rosso. Magari.